Eccoci qua ragazzi, benvenuti. Allora, siamo al secondo episodio di questo bel giochetto Simulation Range. Dobbiamo demolire la casa. Allora, noi prendiamo il nostro bel piede di porco. Il piede di porco. No, no, il, come il. No, la pistola. Il piede di porco. Ok. E cominciamo a demolire. Allora, la demolizione va fatta un po' come vuole lui, nel senso non posso distruggere quello che mi pare perché c'è una sequenza, nel senso che per tirare giù un muro devo prima distruggere la lucetta qua da muro, che c'è l'abat-jour, come la volete chiamare. Poi va levata la carta da palati e alla fine, quando diciamo il muro è totalmente nudo, possiamo demolirlo. Uguale se ci sono delle finestre, va prima rotta la finestra o la porta e poi va eliminata la spazzatura. Alla fine si può far abbattere il muro. Quindi è un po' noiosa come dinamica. Ok, poi i sostegni, quindi l'abat-jour va eliminata, la carta da parati, i sostegni, la spazzatura e poi il muro, quindi la cosa è un po' lunghetta, quindi magari poi velocizzeremo anche il video qua, perché sennò ci mettiamo 20 anni ragazzi, e ci vediamo a cose fatte. Ok, tanto qui sono tre piani. È tutta la stessa cosa. Oh, abbiamo distrutto la casa. Ho dovuto fare piano per piano perché sarebbe stato figo partire dal piano terra e far crollare tutto. Purtroppo il gioco non te lo fa consentire, non te lo permette. Ok, quindi questo. Ok, abbiamo anche guadagnato 600 dollari, quindi potrebbe essere un lavoro profittevole.
l'istruttore di case e abbiamo visto come deturpare in poco tempo il ricordo di nonno. Magari ci ha messo tutta la vita per costruire, o meglio per distruggere, questo bellissimo ranch e noi l'abbiamo distrutto. Bene, ma io direi chi se ne frega, andiamo a costruire piuttosto. Allora, vediamo un po', c'è questa qui che non la possiamo fare, due piani, poi magari, secondo me ci vorrà anche troppo per costruire una roba del genere. C'è varie versioni, Per il momento ci abbiamo questa qui che dovrebbe essere la versione più piccola. A parte che più piccola mi sembrerebbe questa. Però disponibile, diciamo, abbiamo questa da 500. La facciamo. Ok. Oh, bella casa, senza spifferi. Mi piace, casa fantasma. In realtà noi dobbiamo adesso prendere tutte le legna. Ok. Questo può anche bastare. E poi, voglio dire, abbiamo distrutto casa. Ma direi che qua in garage qua andrà distrutta anche questa, mi sa, perché non è che sia proprio uno splendore. Dobbiamo costruire la casettina. Ok, quindi noi prendiamo l'accetta che in realtà è incorporata. Tra un po' dovremmo anche... Ok, puoi vedere. Andiamo a prendere la nostra bella cippettina, però la dobbiamo scaricare perché in realtà la benzina ci serve, non ci serve il cestino da picnic, in realtà serve per prendere le uova, quindi lo mettiamo qui. Questo lo apriamo. Noi ci mettiamo così belli retromarcia. La benza, io non so se la possiamo mettere da qualche altra parte la benza. No, attaccata lì. No, vabbè, per il momento stai qua. Noi dobbiamo caricare i legni, ma porca boia, oh! Il buio è puntuale qua dentro, Vediamo se riusciamo a dormire o se devo aspettare proprio le 8. Salve e dormi. No, devo aspettare le 8 per forza. Perché non posso dormire quando mi pare a me? Aspettiamo qua alla luce perché ho paura. Aspettiamo le 8. Dovrebbe essere abbastanza sbrigativa la costruzione, perché a meno che non voglia, se devo solamente fare lo scheletro si dovrebbe far presto, se vuole che faccia anche tutte le pareti e le mensoline ci mettiamo 20 anni, spero di no. Ok, bisogna aspettare le 8 per forza. Un bel 12 ore. Ecco, lui si alza già con la spranga in mano, non serve. Adesso noi ci prendiamo i nostri bei alberelli tagliati, tacchete, chicchete, non sempre tacchete, pare brutto, tacchete, ritacchete, e li possiamo anche mettere sopra. Ma toccano, perché in molti giochi in realtà sembra che toccano, ma poi volano in realtà. Sono sospesi nell'aere. Porca puttana, ma non è che sia tanto... Il suppostone... Dopo un po' il suppostone non entra più. Non so quanti ne posso, io continuo, insisto,
se la gallina mi dà l'ok, dopo un po' diventa complicato. Io non so quante legna servirà, però intuendo com'è il gioco, non penso che con due alberi, questi sono praticamente due alberi, perché uno l'abbiamo abbattuto nel primo episodio per fare il pollaio. Finish. Quindi questi sarebbero due alberi e solo anche un bel po' di legno a quanto pare, due alberi soli. Il che preferisco, ragazzi, perché se fosse come in Farming Simulator mi prenderebbe l'angoscia pesa. Invece così, con due alberi, ce la caviamo, andiamo qua dove c'è il taglialegna. Ok. Andiamo a prendere la tonica di benzina. Bravo, ma anche a piedi mi scontra contro gli alberi. Tanto normale. Vai, vola! Yupi! Ok. Dobbiamo mettere la benzina. Perché qui va tutta benzina, eh? Vai, vai! Ritmo di fabbrica, forza! Vai, vai! Non aver paura! Vai, vai! Ma... sei stancato? Forse non ho presi troppi, eh? Ne fa tre ogni ciocco d'albero. Fa tre gli stellini, tre assi ognuno, quindi sono un bel po', eh? Questo è l'allenamento per Rocky Balboa e mi ricordo il signor Rocky Balboa utilizzare i tronchi d'albero per allenarsi, lui era nella neve. Noi lo facciamo un attimino più leggero l'allenamento, ma lui non trasportava le assi di legno, che è l'allenamento fondamentale. Olè. E potrebbe portare anche un po' di più di tre, però, guarda. Insomma. Capisco che sei uno di città e magari non sei abituato. Ma voglio che se le metta anche sopra, eh? Sì. No. Sì. Sì. Diciamo con un po' di difficoltà. Premi. Perché le mette e poi le riprende? Ne è avanzata una. Ok, io credo che dovremmo essere a posto. La benzina qua me la riprenderò più tardi. Andiamo. Senza fare terribili incidenti o... come ho detto, meno male che la roba non casca. Vai, vai, frena, voilà, anche la retro. E voi vedete, sì, allora prendiamo tre listellini, contiamoli, eh? Bravo,
Hai capito subito. Ok. 3. Tanto sono sicuro che perderò il conto. 3. 6. 9. 12. Mi sa che ce ne vuol di più. 15. Siamo 18. Già no, no, ma come delle volte diventa quasi buio, va via l'illuminazione del gioco. Ok, ne ho contate un 22 le stelline. Io se è solo lo scheletro, in realtà dovrebbe essere finito. Se mi fa fare anche tutte le pareti e tutte le cavolate, e ci mettiamo 20 anni. Vieni giù. Io secondo me mi sa che così è un po' troppo semplice. Dov'è l'albero? Qui ce n'è altri, o è il solito che si ribella? L'albero sfuggente. E non vorrei fare del lavoro in più, perché non è che ci tenga a lavorare di più. Però non vorrei nemmeno fare 20.000 viaggi. Buon per le galline. Oddio. Anche loro poverine, quando devono far l'uovo, secondo me non è che sia tanto una bella vita, però mangiano e bevono a sbafo. E dai. Un po' troppo precisetto, eh. Quindi questo è il terzo albero. Preciso. E è sempre l'ultima supposta che non entra. Ok. Vediamo. Di alberi ce n'è tanti, quindi secondo me vuol dire che ne serve anche di sassi, ce n'è tanti che rompa le balle. Spero di levarli un giorno. Ok, tu vai. Ogni tanto se non sbaglio, se non mi sclicco, non sono contento. Vai. Butta lì.
Non rompi il ball. Precise. Benzina. Ne consuma di benzina comunque. Vai. Ne consuma meno la cippettina che la sega. No, 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 non mi dici che mi sono bloccato, eh. Fenomeno in queste cose. Allora, vediamo un po' se io devo fare anche tutto il resto. No, però non mi calcola. Mi scusi, ma ok, adesso casa costruita. No. Che manca? Ma se lei non mi dice cosa manca. C'è una struttura fantasma che non vedo. Un metro, de che un metro? Ah, dovevo uscire. Oh, come 1000. Ma mi ha levato 1000 o mi ha dato 1000? Quindi in realtà con sì, un paio d'alberi ce la facciamo, dai. Allora andiamo a vedere. Congratulazioni, hai costruito le missioni introduttive e ora conosci le meccaniche di base. Puoi andare ad esplorare il mondo là fuori, costruire altre strutture, acquistare e levare bestiame, ottenere nuovi veicoli, andare a caccia, espandere il tuo range. Leggi il glossario per maggiori dettagli. È ora di trasformare il tuo potere in un range di successo. Buona fortuna. Allora, vediamo la casa. Dai, carina. Io spero che si possa anche... Ah, adesso non devo più dormire in tenda. Spero si possa anche modificare, tipo, la carta da parati, mettere oggetti, oppure magari si potrà fare più avanti, perché così è un po'... È un po' gioco retro anni 2000, ok? Va bene, comunque, che ore sono? Le 18:16, aspettiamo le 20 per dormire, ragazzi. Accendiamo anche la luce, cazzo. Lusso e stralusso, allora. Io posso demolire volendo. Ora, non ci vorrei provare, però. No, non posso, quindi... Forse non si può nemmeno modificare. Va bene ragazzi, direi che anche per questo secondo episodio al momento è tutto e vi ringrazio per la compagnia e magari un terzo episodio lo faremo anche per vedere più avanti, diciamo, in modalità libera cosa succede. E niente ragazzi, alla prossima, ciao a tutti!